Sera Ungarina di Colli al Metauro torna ad accendersi con la magia del Natale. Dopo un anno di stop a causa del coronavirus, lo scorso 28 novembre i mercatini natalizi hanno animato il borgo grazie ad un denso programma di appuntamenti dedicati a grandi e piccini. Un'iniziativa che giunge alla sua 7ª edizione, che proseguirà anche nelle giornate del 5 e 8 dicembre a partire dalle 9:30 del mattino fino alle 22. Oltre ai mercatini, dove è possibile trovare prodotti dell'artigianato tipico locale, contribuiranno a portare la avvolgente atmosfera natalizia in tutto il borgo di Sera Ungarina, anche spettacoli itineranti e tanta buona musica come quella del gruppo Gli Zampognari del Montefeltro. I buongustai poi potranno fermarsi negli stand gastronomici allestiti e nelle osterie, mentre ad accogliere i più piccoli ci sarà anche Babbo Natale. Babbo Natale, gli abbiamo costruito la sua casetta, il suo luogo, diciamo, ideale, con la sua slitta, le rinne e tutta la casetta addobbata per la situazione. E abbiamo 3 punti di ristoro, abbiamo un'osteria che praticamente abbiamo dolci, crepe, cioccolata calda, castagne brulè, un'osteria che fa hamburger e hot dog, e in piazza abbiamo sia lo stand classico, diciamo, piedine e penne così, e poi abbiamo anche in più i polentari di San Costanzo. Ringraziare tanto l'associazione Metauro Eventi e tutti coloro che hanno collaborato, la nostra polizia locale, l'associazione dei carabinieri, che hanno cercato quindi con anche coraggio di far sì che oggi si iniziasse questo primo di una serie di 3 eventi che sarà oggi, ci sarà poi domenica 5 dicembre e mercoledì 8 dicembre. Questo mercatino di Natale, che sappiamo benissimo che negli anni passati ha attirato tante persone, perché si svolge in un borgo meraviglioso, in uno dei nostri 5 borghi meravigliosi, qui nella ex municipalità di Sera Ungarina. Il Comune, avendo patrocinato questo evento, ha contribuito con contributi in natura anche, economici in natura, mettendo anche a disposizione il bus navetta e le regole che dettano questo Covid sono innanzitutto quelle di dover esibire per poter accedere ai mercatini di Natale il Green Pass, e c'è l'obbligo dell'utilizzo della mascherina dentro tutto il perimetro in cui il nostro evento si svolge. Ma il Natale a Sera Ungarina è anche arte. Tra gli eventi in programma, infatti, vi sono numerose mostre che resteranno aperte al pubblico anche durante le giornate del 5 e 8 dicembre, come l'Arte nelle mani, mostra di argilla e pasta. Siamo in questo momento nella mostra Arte nelle mani. Questa è nata qualche anno fa, quando abbiamo avuto la fortuna di conoscere un maestro ceramista faentino, Guido Mariani. Abbiamo realizzato, hanno realizzato, delle opere che sono anche visibili qui a Tavernelli, nella ex chiesa. Quindi sia una signora qui di Tavernelli, sia i ristoratori qui della zona, le ragazze, oltre alla ceramica, chi faceva ceramica e chi faceva anche diciamo pasta, quindi arte nelle mani. Ci sarà anche una mostra di pittura, ci sarà una mostra fotografica, ci saranno gli scarpellini di Sant'Ippolito e così via. L'invito praticamente è di venire a Sera Ungarina, chi oggi non può, può venire il 5, può venire l'8, a visitare il mercatino. Tutte le informazioni sul programma sono disponibili sulla pagina Facebook Metauro Eventi ODV.